vittoria importante, soprattutto dal punto di vista del morale, per un po' cancellare quel 4-1 di tre giorni fa e soprattutto per prepararsi al meglio con la gara di Monopoli. Sì, sì, oggi sapevamo come domenica scorsa che dovevamo affrontare una squadra molto organizzata, molto forte, e quindi oggi ci siamo riusciti alla grande e niente, mo pensiamo a domenica e speriamo di fare una prestazione come a questa di oggi. Oggi hai fatto letteralmente il martire Liotti, che non ti prendeva da nessuna parte, fra l'altro è stato ringraziato diverse volte anche dall'arbitro. Ecco, però in alcuni frangenti qualcuno si è lamentato del fatto che tu tenevi troppo palla e non hai servito i compagni. Sì, vabbè, diciamo che è un po' il carattere mio, no? Diciamo, mi piace un po' dribblare, allora le mie caratteristiche, bravo. E niente, sapevamo di affrontare un ottimo avversario, poi oggi stavo bene, oggi mi sentivo bene con le gambe e ho fatto un'ottima prestazione. Ecco, l'anno scorso c'è stata un po' la delusione dei playoff non vinti alla fine, adesso un Foggia che si ripropone di nuovo cercare un po' di scalare la classifica e arrivare addirittura al primo posto per evitare la lotteria dei playoff. Ecco, ma fra Lecce, Juve Stabia, Cosenza, Matera, tu chi dici che potrà essere la vera antagonista del Foggia? Guarda, oggi abbiamo affrontato delle squadre molto, molto forti, quindi cioè, la Juve Stabia, Matera, Lecce sono tutte squadre organizzate alla grande per fare un ottimo campionato, quindi ora vediamo come va partita dopo partita e poi alla fine vince chi merita, ecco. Ecco, sei al secondo anno qui a Foggia, se non sbaglio, che rapporto hai un po' con la piazza e la tifoseria? No, mi sono trovato subito bene, perché questa è un'ottima piazza, poi ringraziando Dio mi sono trovato subito bene con i tifosi, con la società, con i compagni e niente, quindi ora spero di continuare così e di far bene.